Ciao ragazzi, benvenuti nella sezione recensioni del giornale della bellezza.it. Oggi recensiamo una palette nuova di Zecca e precisamente la Naked Honey di Urban Decay. Ragazzi, il packaging è bellissimo perché comunque rispecchia i colori dell'oro, quindi oro puro, caramello, golosità, cioccolato, sicuramente ci prepariamo alla stagione invernale. Il packaging interno è golosissimo, ma anche elegante e molto bello. All'interno la palette contiene 12 ombretti, come del resto in tutte le palette della Naked, ma qui troviamo con l'esattezza 12 shade totalmente nude, quindi troviamo colorazioni calde, colorazioni anche molto luminose. All'interno in dotazione troviamo anche un pennello sia da sfumatura e anche da applicazione. Sarà piaciuta al nostro team? Allora, ragazze, nel video successivo, quindi tra qualche secondo, vedrete un po' la creazione di questo make-up tutorial. Quindi vi lascio un po' la creazione di questo make-up tutorial, fatemi sapere se vi piace. Io ho delle riserve, però vi lascio il video. Allora, ricreiamo un make-up tutorial con la Naked Honey di Urban Decay, appunto la nuova nata in casa Urban Decay. Allora ragazze, questo è il packaging di questa palette, dove i colori prevalenti sono appunto i colori dell'oro, i colori del caramello. La colorazione è veramente bellissima e tra l'altro questa sorta di di onda sopra il packaging è bellissimo, perché sembra quasi che sia una tavoletta di cioccolato barra caramello. È veramente eccellente. Come tutte le palette Naked di Urban Decay, all'interno trovate uno specchio abbastanza grande, diciamo dal formato rettangolare, e all'interno troviamo le 12 colorazioni, tutti i toni caldi, prevalentemente appunto dei toni nude. Al suo interno, come tra l'altro in tutte le palette di Urban Decay delle Naked, troviamo un pennello. Allora, un pennello appunto da doppia funzione, quindi a sfumatura, e invece un pennello ideale appunto per applicare l'ombretto solamente sulla palpebra fissa. Proviamolo. Il concept è quello di creare una palette nude, una palette giocosa, ma una palette anche molto dolce. I toni, le particolarità, l'ambasciatrice di Urban Decay dichiara che le colorazioni quali Golden e Honey sono delle colorazioni un po' particolari, quasi brillanti. Comunque dopo vi faccio vedere anche un po' le colorazioni, gli swatches. Iniziamo subito e vediamo un po' come si comporta. Allora, per prima cosa applico Flyby, quindi la colorazione più chiara, direttamente su tutta la palpebra e su tutto l'occhio. La scrivenza di Flyby mi piace tanto, perché nonostante sia una colorazione chiara, devo dire che è molto scrivente e attualmente non ho riscontrato fallout. Successivamente voglio applicare sull'arcata sopraccigliare Sweet, che è una colorazione nude rosata, molto bella, quindi comunque neutra, naturale. Applichiamo, spolverate sempre perché da qui non riuscite a vedere dalla camera, però picchiettando fuoriesce un po' di prodotto, quindi è possibile che si crei del leggero fallout. Questo è il risultato dopo aver applicato la colorazione Sweet. Diciamo che attualmente la colorazione è molto nude, diciamo quasi molto leggera, quasi inesistente, come vedete in camera. Va bene, voglio dare diamo un tocco di caramello, perché in questo make up tutorial voglio cercare di utilizzare più colorazioni possibili. Voglio dare un tocco di caramello e voglio sfumare leggermente nell'angolo esterno dell'occhio la colorazione color appunto caramello Swarm. Applichiamo. Mi piace molto la colorazione di Swarm perché intanto è scrivente sin dalla prima applicazione, quindi ti dà quella profondità, quella colorazione immediata. Devo dire che mi piace, e che tra l'altro una colorazione del genere non è proprio semplice da trovare. Forse è simile alla colorazione alla cialda Waffle di Moolac Cosmetics. Devo dire che
Molto bello. Ok, voglio mettere su sempre il colore caramello, quindi voglio cercare di ricreare un trucco occhi molto caldo, molto caramelloso, e applichiamo Keeper, che praticamente sarebbe quasi la stessa tonalità, un due toni superiore a Swarm, quindi sicuramente una colorazione molto calda e dovrebbe essere scrivente. Diciamo che rimaniamo sempre sulla stessa tonalità, ma anche Keeper è una tonalità molto scrivente e appunto vira le toni del miele, quindi sicuramente è indicata per questa palette. Mi piace molto, ma adesso secondo me, ragazzi, dobbiamo dare un po' più di profondità. Inizierei ad utilizzare Hive, praticamente questa tonalità color nude, e applichiamo sempre all'esterno dell'angolo dell'occhio, e dopodiché invece applichiamo una colorazione, sicuramente la colorazione più scura presente all'interno della palette. Vi dico la verità, Hive non mi ha soddisfatta in pieno, perché comunque non è un colore profondo, non lo so, non mi dice nulla di che. Quindi proviamo e utilizziamo Drip, che sicuramente la colorazione è un po' più calda rispetto alla precedente. Applichiamo sempre col pennello, appunto, che trovate in dotazione alla palette, sempre lato sfumatura. Drip, a differenza di Hive, mi ha convinta di più, perché comunque quella colorazione super scrivente, quindi la scrivenza immediata è molto calda, molto profonda, mi piace. Non ho riscontrato nessun fallout. Ridiamo profondità, che comunque in questo momento è un trucco sì caramelloso, mi piace, però dobbiamo dare profondità, e applichiamo Sting, la colorazione dai toni del marron bruciato, l'applichiamo all'esterno dell'angolo dell'occhio, sempre con il pennello lato sfumatura. Sting, quindi l'ultima colorazione presente all'interno della palette, è molto scrivente, è una bella tonalità color bruciato. Però quello che sto riscontrando in questa palette è che attualmente, anche se adesso comunque applicheremo un po' queste colorazioni di novità, quindi adesso devo solamente scegliere la colorazione, diciamo che tuttora, sì, sono belle le colorazioni, ma la texture praticamente è identica a tutte le altre Naked. Non mi sconvolgono, nel senso che in questi ultimi mesi sicuramente ho provato delle palette meno costose, più performanti a mio avviso. Texture tradizionale, quindi comunque texture Urban Decay, scrivono perché comunque la qualità è elevata, quindi la scrivenza c'è, non abbiamo fallout assolutamente, però come vedete io ho già applicato almeno un 5 cialde, quindi 5 colorazioni barra 6 differenti, e quello che vedo è che comunque fanno strato. Non lo so, è come se avessi mischiato una serie di colorazioni e abbia fatto anche una sorta di pasticcio, cosa che invece non succede con la palette che stradoro, ma ormai non è un segreto, in My Bored Suit di Mulac. Quella lì, ragazzi, secondo me attualmente è tra le palette nude, ma non solo, più belle presenti all'interno del mercato internazionale. Comunque, ragazze, vediamo se riesce a scioccarmi una colorazione. Loro la descrivono, diciamo, una colorazione luminosa, quasi come se la texture fosse liquida. A questo punto dobbiamo sparare, diamo un po' di colore, di luce, con la tonalità Honey, che praticamente è la tonalità famosa della palette. Ragazze, io la applico direttamente con i polpastrelli per cercare di capire appunto la scrivenza. E anche qui, premessa, non ho applicato nessun primer, quindi devo dire che non applicando nessun primer non sono perfettamente soddisfatta. La scrivenza c'è, senz'altro, abbiamo scrivenza, però non lo so,
parliamo ragazzi di 54 euro di palette, quindi comunque sicuramente quando ho visto la presentazione, quando appunto è uscita qualche giorno fa, posso dire che mi aspettavo delle texture un po' più particolari, come quando uscì la Aimé Bordersuit di Mulac, quindi delle texture fondenti, delle texture liquide. E ripeto, io ovviamente la sto provando, c'è cioè una cosa che sto notando, ho applicato con i polpastrelli e comunque la textura deriva, adesso sto applicando con il pennello, ragazzi il colore se ne va, il colore se ne va e c'è un enorme fallout, non so se voi lo riuscite a vedere dalla camera, però ho fallout. Va bene ragazze, concludo il make up, dopodiché andiamo alle considerazioni. Ho ultimato il make up, diciamo che l'ultima modifica che ho fatto riguardo la palette, ho applicato Sting solamente un po' sotto la rima ciliare inferiore. Allora, considerazioni, è una palette nuova, il packaging sicuramente un packaging nuovo, innovativo, goloso, bello, è molto bella da vedere, sicuramente vi ispira all'acquisto. Se vi piacciono i toni del nude, del caramello, devo dire che è una bella palette, però a mio avviso il rapporto qualità-prezzo, perché è una palette che da Sephora costa 54 euro, sul sito di Urban Decay costa 51 euro, è vero che contiene i soliti 12 cialde della Naked, però a mio avviso, almeno io oggi ragazzi ho utilizzato questi ombretti senza primer, tengo a precisarlo, e sinceramente la riuscita non è quella che mi aspettavo, quindi non ho trovato texture fondenti, non ho trovato texture innovative, non ho trovato nulla di questo. Le colorazioni sono molto belle, ma mi aspettavo qualcosa di più, specialmente appunto riguardo le colorazioni Honey, Golden, che viste così sono belle, però ragazzi quando avete visto che ho applicato Honey, l'ho applicato con i polpastrelli, ok, dopodiché ho provato un po' a sfumarlo con l'ombretto, con il pennello, e l'ombretto praticamente si dissolveva, no. Sinceramente non mi piace. E, ripeto, le colorazioni sono belle, sono molto particolari, ma a mio avviso sicuramente proverò. Considerate che questa è una sorta di prima impressione, noi già la stiamo provando da un po' di giorni. Diciamo che il primo giorno in cui è uscita noi già avevamo la palette. Se dovessi darvi un voto come prime impressioni, il mio voto non arriva nemmeno alla sufficienza, perché Urban Decay è un buon brand, è giusto che i brand che hanno un'alta qualità si facciano pagare, ma è anche vero che io non trovo nulla di particolare, quindi se dovessi consigliare questa palette, sicuramente quello che posso dirvi è che sul mercato ci sono delle palette superiori, quindi questo è un po' il mio giudizio. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo di seguire sempre il giornale della bellezza.it e ci vediamo presto con un prossimo video, ciao!